anzi, buongiorno, perché è arrivato il momento di fare colazione. Una colazione un po' tarda, devo essere onesta, nel senso che mi sono già svegliata presto, ho preso solo il caffè e lo sapete. Quindi diciamo che questa è una seconda colazione, mi sono anche data una sistemata, che poi una sistemata, c'ho il maglione sopra e la tuta sotto perché tanto io sto a casa oggi, quindi è domenica. Domenica casalinga perché Luca lavora pure oggi, quindi niente, io a casa e quindi ho pensato, visto che sto a casa tutto il giorno da sola soletta, perché non sfondarmi di cibo asiatico? Quindi oggi si magna, come al solito tra l'altro. Allora, direi di fare questa seconda colazione. Ho bevuto solo il caffè e ho il sospetto che questo sia un altro caffè. Però così magari mi sveglio. E vediamo. Allora, ovviamente è scritto tutto in cinese, quindi vediamo un par di ciufoli. E il problema è che non ci sono neanche dei disegni. Molto male. Non c'è scritto come si prepara, non ci sono disegni. Vi siete iscritti al canale per vedere questi video? Perché ogni tanto ci sono e ridere di me? Iscrivetevi al canale. Divertente questo canale dove io provo cose che non capisco e voi potete ridere di me. Oh, che carino! C'è il cucchiaino! Ma c'è il cucchiaino e poi come si beve? Non c'è la cannuccia. Si beve così. Cominciamo molto molto bene. Sì, c'è solo una bustina. Quindi niente, vabbè. Sarà un cappuccino nel caffè. Assolutamente, odora come il cappuccino solubile del Lidl, però è carino. A differenza di quello, questo è carino. Quindi vabbè, mettiamo la bustina. Allora, a parte che non c'è scritto niente, cioè c'è scritto, ma che cosa c'è scritto che non è scritto in italiano, quindi non posso sapere cosa c'è scritto, ma posso immaginare che si fa con l'acqua calda fino alla linea, che è l'unica cosa che c'è qui, è una linea, però si può fare anche con latte e visto che queste cose di solito con l'acqua sono disgustose, io direi che lo farò con latte, comunque sì, è veramente e assolutamente il cappuccino solubile del Lidl. Niente di più, niente di meno, vado a prendere il latte. Ora, con tutto il rispetto che ho per questo cucchiaino di plastica meraviglioso, rimanendo in tema cinese, io su Shein ho comprato questo. Il frullino, e quindi userò questo per mischiarlo. Farò un danno? Guarda, mica per niente, perché sennò col cucchiaino mi rimangono tutti i grumi. Comunque, regà, il latte e caffè, cioè, che io neanche bevo in realtà, perché io di solito bevo solo il caffè. Ora gli faccio anche la schiumetta, già che ci sono. Allora, avrei di gran lunga preferito, come ho detto Oh, sto a fare casino, sto a fare casino! Aiuto! Come ho detto nello svuota la spesa asiatico di ieri, avrei di gran lunga preferito il tè, quello viola, quello con i pezzetti. Non c'era, quindi s'attaccamo. Ci avevo da mettere una cannuccia però, perché io mo me scotto, sicuro, sicuro. Vabbè, intanto che questo si fredda un pochino, io direi di assaggiare questi, perché che colazione sarebbe senza un dolcino? Vabbè, questi io in realtà li ho già mangiati, ma non proprio con il panda, però li ho mangiati perché li vendevamo al negozio americano. Oh, adorabile. Va bene. Ne stanno 4 dentro praticamente. Sono veramente pochi. Mi cado al latte o biscotti. Non capisco perché non è cioccolato bianco proprio. Sono tutti rotti. Sembra un po' tipo il dentro degli Oreo. Ciao, sono Chiara e sto facendo una colazione da 1300 calorie. Mi salvo manco se tra un pasto e l'altro comincio a correre intorno a casa. Vabbè, ci penseremo. Tanto ormai in costume mai, avete visto. Allora, assaggio. Se! Non ci ho manco messo zucchero. Forse ci potevo mettere un pochetto. Un po' amaro. E sì.
È assolutamente il cappuccino dell'Lidl, ma col gufo, quindi più carino. Vabbè. Vabbè, la colazione non è male, nel senso che questi sono buoni, però vedi, sono tutti un po' appaccati, rotti. Vabbè. Cappuccino è un cappuccino. Ci vediamo a pranzo. Perché di cose da assaggiare ce ne sono tante. La giornata è lunga. È una lunga domenica solitaria da passare a mangiare sul divano. A dopo. Verità per voi, questo alle mie spalle è ancora il mobile della cucina che abbiamo comprato la settimana scorsa e non è stato ancora montato perché Luca ha lavorato tantissimo questa settimana, quindi non ci abbiamo avuto tempo, perciò ecco a voi il mobile della cucina. E io cercavo una gomma da cancellare in un cassetto. Ho aperto il cassetto, c'era un casino, non trovavo la gomma e quindi mi sono messa a mettere a posto tutti i cassetti, male, sì, però comunque per arrivare a trovare la gomma che ho trovato dopo un sacco di tempo, mi è venuta sete e ho detto perché bere dell'acqua quando nel frigo hai un Mogu Mogu alla piña colada? E quindi bevo, perciò documento, perché è sempre giappocina. Giappocina secondo voi il Mogu Mogu? Mi rendete conto quanto è buono? Sì, è proprio buono. C'erano altri modi di descriverlo. Ah, thailandese. A parte nel frattempo è uscito il video. Ho letto i commenti e un sacco di voi mi hanno scritto: sì, vogliamo vederlo il 24 ore. Ma ovvio! Vi pare che io non mangio? Quindi lo sto già registrando e qualcuno di voi è scettico sul cibo asiatico. Ma raga, assaggiatelo perché allora tante cose non incontrano assolutamente i nostri gusti, de nessuno al mondo, non so come incontrino i loro gusti, però per carità, cioè c'è gente che mangia la trippa in Italia, quindi non mi sento di giudicare i cinesi. Ma ci sono delle cose tipo questo che sono buonissime, cioè se vi capita, sperimentate, assaggiate, al massimo non vi piace, voglio dire. È un po' come quando da piccolo te facevano assaggiare le verdure. Comunque, ora che ho cominciato a mettere a posto, direi che continuo fino a pranzo. È il caso. C'è un gran casino dentro sta casa. Buon pranzo? O forse no? Allora, no, non vi posso far vedere più di così, se no rovescio tutto il brodo. Comunque, a differenza dei Saikebon, per dire, qui lo spaghetto è più grosso. E sto mangiando questi. E una di voi, sui commenti del video di ieri, mi ha scritto Ramyun, è il modo coreano di dire ramen, quindi probabilmente questo è ramen coreano. No, non ascolti BTS, però so chi so. Allora, qui la questione è che dentro c'era una composizione di noodles più grossi di quelli tipo Saikebon. Poi c'erano due bustine, una polvere e delle cose che si sono trasformate in alga. Poi c'era sto pezzo di legno, che non ho capito se è quello che assorbe l'umidità o lo dovevo mettere nel coso, però qui dietro non c'è scritto di mettere un pezzo di legno dentro, quindi ho supposto che fosse per assorbire l'umidità, quindi l'ho lasciato lì. Ho fatto cuocere 5 minuti con 550 ml di acqua bollente aggiungendo le due bustine. Nella bustina c'era anche questo coso a forma di panda. Secondo voi che è? Che ora si è disperso nella zuppa, o forse si è dissolto nella zuppa? Non lo so, va bene. Comunque, io direi di assaggiare. So fa la figa che bacchette, ma come si fa a mangiare questa cosa con le bacchette? Vabbè, ci proviamo. A parte che scotta, dovrebbe essere a base di pesce, effettivamente odora di risotto al pesce, quindi ci sta. Sono piccanti, la tragedia. Oh, mio Dio!
buoni. Il brodo è buono. Il brodo è molto buono. È un po' tanto piccante per i miei gusti. Nonostante lì c'è proprio scritto non piccanti. Non piccanti. Ma questo è piccante. So, hanno una consistenza strana, nel senso che gli spaghetti, i noodles, chiamateli come vi pare, sono più viscidosi. Come se rimanessero viscidosi fuori, ma l'anima dentro rimane un po' duretta. Quindi preferisco i Saikibon? Sì. Ora io li mangerò, perché non si spreca il cibo. Però pizzicano, cavolo. Ci metterò 3 ore per mangiare sta cosa. Il brodo è molto buono. Il gusto è buono. Ma se scrivi non piccante, non deve pizzicare. Ci vediamo a merenda, perché dopo devo mangiare assolutamente un dolcino. Ah, per smorzare il dolore nella lingua. Mamma mia. A dopo, se sopravvivo. Io ho ancora la bocca in fiamme per il ramen, che era buono, l'ho finito. Però era piccantissimo. Quindi io direi che mi mangio una caramellina al biancospino, che continuo a non capire cosa sia. Però la assaggiamo, no? Scusate, qui c'è scritto 12 giugno o 6 dicembre, però 2021. Quindi sono scadute le signori caramelline? Ah no, da consumarsi preferibilmente entro l'11 giugno 2022. Però qui c'è scritto 21. Boh. Vabbè. Non è mai morto nessuno per aver mangiato una caramella scaduta. Quindi, Minions, a noi. Cosa? C'è un odore un po' strano. Cosa sei? Non lo so. Sembra un wafer. Era meglio il ramen. Non ve lo so spiegare. Dolcissimo, ma un po' aspro. È una di quelle cose che non capisco se mi piace tantissimo oppure è disgustosa. Nell'incertezza, ma magno. Ma perché mi lascio convincere a comprare queste cose da me stessa? Devo imparare a dire no a me stessa. Non è una caramella? Non è un biscotto? Cos'è? Vabbè, era meglio se mi tenevo il sapore del ramen piccante in bocca. Ora aspetterò con ansia la cena. Molta ansia. No, queste ne comprate. Meglio di no. Ci vedete sta. Ci vedete ma a cena? Meglio. Eccoci qua. Ora di cena. Allora, intanto no, non si possono cuocere le nuvolette di drago nella friggitrice ad aria. L'abbiamo appena scoperto, perché sono super leggere, quindi volano e si attaccano alla griglia sopra, si bruciano e non scoppiano. Quindi l'avrei dovute friggere, ma non c'ho voglia di friggere, sinceramente. Poi questi sono i miei ravioli, quelli di verdure, e questi li ho provati a cuocere nella friggitrice ad aria, i mini involtini primavera. Vediamo, sembrano croccanti. Poi mi sono presa anche i corbezzoli, la salsetta, e alla fine avremo questo. Allora, io direi di cominciare dai ravioli. Ah. Lo sappiamo, questi sono una garanzia. Li faccio cuocere 5 minuti in acqua bollente, non salata, perché tanto ci mettete la salsa di soia. E poi li ripasso in padella per fare la crosticina con un goccino di salsa di soia. Super facili, super buoni. Mamma mia. Ne ho fatti pochi, perché cioè potrei mangiarne una busta intera. Assaggiamo se esperimento sociale dell'involtino primavera cotto nella friggitrice ad aria. Vabbè. Fritti so più buoni! Evviva l'acqua calda! Allora, forse l'avrei dovuti mettere prima un pochino per cuocerli meglio dentro, un po' più bassi. Oh, e basta voi due! Un po' più bassi e poi alzare la temperatura per fare la crosticina fuori, però anche questo era un esperimento, comunque sono cotti. Che vuoi? Un po' di al forno, quando li fai al forno. Vabbè.
chiaro che se li friggo sono più buoni. Vabbè, finisco di mangiare. Comincia a fare caldo in casa mia. Questa stufa accesa stamattina. Finisco di mangiare e poi ci vediamo per il dolce e il biscotto. Era tutto molto buono. Quindi ora mi mangio questi. Madonna, questi so. No. Se non l'avete mai provati, questi li dovete provare. Sono troppo buoni. Sì, è frutta sciroppata, perché è nello sciroppo, cioè nello zucchero, acqua e zucchero. Però sono buonissimi. Solo che c'hanno l'ossicino. Sinceramente, mi piacciono anche quelli bianchi, che non so come si chiamano. Deliziosi. Questi però me li finisco sul divano e mi sto a guardare un film. Che è tipo quello del tipo di Matt Damon che sopravvive su Marte. Non l'avevo mai visto. Vediamo che cosa ci dice il biscotto della fortuna. Tra l'altro, ma voi lo mangiate una volta che l'avete aperto? Perché Luca non lo mangia mai e io invece lo adoro. Quindi mi mangio sempre pure quello di Luca. Non vi rendete conto? Lo sapete cosa dice? Il vostro buon umore è contagioso. Me lo dite sempre. Ecco, che coincidenza. Questo è buonissimo. Quindi, da questo video dove come al solito mangio, però ve lo dico, ho mangiato bene, perché poi alla fine la zuppa era buona. Era un po' piccante, però era buona. Quindi, da questo video dove mangio 24 ore solo cibo asiatico è tutto. E noi ci vediamo, eccola la star, al prossimo video!